Ad un passo dalla linea del traguardo, niente da fare per il Cagliari di un sempre più convincente Claudio Ranieri. In una giornata storica per l'ex allenatore dell'Leicester che ha festeggiato al San Nicola le 700 panchine nel calcio italiano. Ragazzi, termina in perfetta parità, termina 1-1 allo stadio San Nicola, l'altro big match indiscusso di questa 25esima giornata del campionato cadetto. Ci siamo sicuramente divertiti in una partita non dalle mille emozioni, ma con degli episodi che hanno segnato il pomeriggio, il tardo pomeriggio dello stadio San Nicola, tra il Bari di Michele Mignani che raggiunge al terzo posto il Südtirol di Pierpaolo Bisoli che riesce comunque a continuare la striscia di risultati utili consecutivi in questo 2023 da favola per la formazione altoatesina. 4 vittorie, 2 pareggi, 2 pareggi consecutivi dopo lo 0-0 strappato al San Vito Marulla contro il Cosenza di William Viali, grazie alla parata strepitosa nel finale sul calcio di rigore di Marras, ancora di uno strepitoso, decisivo Poluzzi. Ne parleremo nelle prossime ore sul canale di questo, ma anche del KO subito dal tombolato da 0 a 2 a 3 a 2 per il Cittadella di Edoardo Gorini contro una Regina che è sicuramente una fase calante della stagione. Davvero una giornata pazzesca per quanto riguarda il campionato cadetto. Senza dimenticare anche il successo del Grifo nel più classico derby tutto umbro contro la Ternana di Aurelio Andreazzoli. Davvero di tutto e di più in questa 25esima giornata del campionato cadetto. Ma tornando alla San Nicola dal gol, dopo appena 130 secondi, dopo un minuto e mezzo, il colpo di testa, il decimo gol in questo campionato segna sempre. Segna sempre Gianluca Lappadula, nel bene e nel male, però l'attaccante italo-peruviano che dopo aver sbloccato il big match del San Nicola viene espulso nel corso del secondo tempo per una gomitata rifilata nei confronti di Vicari. Sblocca il match grazie all'ennesima prodezza di uno strepitoso Marco Mancosu, cross teso al centro, al cuore dell'area di rigore, riesce a sfilare la marcatura di Vicari e a beffare Caprile, non comunque. E non, cioè, non senza colpe, vista l'uscita maldestra per l'ex estremo difensore della Pro Patria, impeccabile fino a questo punto della stagione, ma comunque bisogna sottolineare un errore di valutazione per il portiere ex Pro Patria, una delle grandi sorprese insieme lì davanti, ovviamente, a Walid Khedira, colui che sta trascinando a suon di gol, di prestazioni, di giocate, la formazione di Michele Mignani. Tornando al match, quindi un avvio da dimenticare per la formazione pugliese, per i Galletti che non hanno reagito nel corso del primo tempo, non sono bastati i circa 20.000 dello stadio San Nicola che hanno comunque sospinto, hanno sostenuto per tutti i 90 minuti la formazione di casa verso una risposta che però è arrivata nel corso della ripresa con una Bari che ha cambiato totalmente atteggiamento e alla fine, proprio nel recupero, proprio quando probabilmente nessuno più ci credeva, alla fine i cambi decisivi, perché quella cross lo mette proprio Moracchioli sul secondo palo, svetta di Cesare, libera l'area di rigore la formazione sarda, ma c'è una grandissima ingenuità da parte di Makhombu che atterra
all'interno dell'area piccola maiello e poi tutta la freddezza di un giocatore infinito, 38 anni, ma alla fine dei conti segna sempre Mirko Antenucci. Sono 7 in campionato per l'ex attaccante di Torino e Spal, una vita passata all'interno di questo campionato con tanti gol decisivi. Quest'oggi al 94esimo si prende questo pallone pesantissimo, batte Radunovic e regala un punto davvero quasi insperato, un punto d'oro che vale il terzo posto insieme al Südtirol di Pierpaolo Bisoli. Invece per il Cagliari sono 2 punti gettati al vento, un'altra trasferta complicata perché dopo la sconfitta rimediata 2 settimane fa nell'anticipo alla Braglia contro il Modena, contro l'Alta nel promossa di Attilio Tesser, una serata da dimenticare con tante decisioni avverse dell'arbitro. Questa volta invece la formazione di Claudio Ranieri in questa giornata storica per l'ex allenatore di Sampdoria, Inter, Juventus, Leicester, una vita passata nelle panchine italiane, quest'oggi la numero 700 all'interno dei nostri campionati. Una giornata storica rovinata proprio sul più bello da un errore di un suo giovane. Ci può stare, però la formazione sarda deve fare assolutamente mea culpa per l'errore clamoroso di un giocatore non giovane, esperto come la Padula, che si fa cacciare dalla signora Massa per la gomitata nei confronti di Vicari. Come detto, un primo tempo bloccato, brutto, con poche emozioni da una parte e dall'altra. L'inserimento di Luvumbu al trentesimo con la rifinitura da parte di Maiello, lo squillo di Sebastiano Esposito al 33esimo, che arrivava da 2 gol in 2 partite all'esordio con la maglia biancorossa contro Spal e Cosenza, non si è ripetuto, un pomeriggio abbastanza difficile per l'ex attaccante nerazzurro. Un secondo tempo che si apre subito, come detto, con la gomitata di Lapadula su Vicari e poi una Bari che comincia ad aumentare i giri. Cross teso da parte di Botta per il tocco di penali che beffa assolutamente Radunovic, ma la palla esce di pochissimo. Altro squillo, colpo di testa sulla cross di Puccino di un Khedira ben contenuto dalla retroguardia sarda. E poi i cambi, per come detto il Bari ci crede fino all'ultimo secondo: Dorval, Molina, Scheider e Moracchioli. Proprio il cross di Moracchioli al minuto numero 94, che viene preso sulla seconda palla da Capitan di Cesare, palla messa fuori dalla retroguardia sarda, si avventa sul pallone vagante Maiello, che viene steso proprio all'interno dell'area di rigore da Makumbu. Calcio di rigore, grandissima freddezza di Mirko Antenucci, da una bomber all'altro, dal gol immediato di Gianluca Lapadula alla freddezza di Mirko Antenucci. Tutto pari alla San Nicola tra il Bari di Michele Mignani e il Cagliari di uno storico, di un grandissimo infinito, Claudio Ranieri. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!